Da un paio di mesi a questa parte, amici miei, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro non stanno più insieme, ahimè, oserei dire. Dopo 6 anni d'amore, la coppia è scoppiata. Capita. Ma quali sono le vere cause della rottura? A rivelare qualche dettaglio inedito, è stato proprio lui, l'ex calciatore, chiacchierando così del più e del meno con i suoi fan su Instagram. Ma ecco nel dettaglio cosa ha dichiarato messo Lorenzo Amoruso. Ma prima di proseguire, sigla! Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nato, questa è una nuovissima pillolissima di Gossipissimo. Per la prima volta, dopo l'annuncio dell'adios a Manila Nazzaro, o Nazzaro, Lorenzo Amoruso ha parlato dei motivi della rottura con l'ex Miss Italia, perché, ebbene sì, l'ex calciatore su Instagram ha svelato qualche dettaglio e ha voluto mettere i puntini sulle virgole, anche sulle i e anche sulle o, in merito ad alcune questioni. Prima di tutto ho voluto chiarire che è stata Manila a lasciarlo e non il contrario. Ok, bello preciso. Lui è ancora innamoratissimo di lei, gli batte le pulse al corazon, ma a quanto pare l'ex Miss Italia non vuole tornare sui suoi passi e non si sa. Ma cos'è successo di tanto grave per dirsi adios dopo 6 anni di amore? 6 anni non sono bruscoline, non è neanche una vita, però certo non è poca roba. Manila in quel di Verissimo, dalla nostra amica Silvietta Tofanin, che io per gli amici chiamo Silvietta Tofanin, aveva dichiarato che tra lei e Lorenzo c'erano molte discussioni, litigavano, anche futili, anche, com'è che direbbe Nat, delle minchiate colossali, ma che poi degeneravano e portavano sofferenza. A un certo punto, come dichiarato dalla Giefina, lei si è resa conto che il suo compagno non condivideva più i suoi stessi progetti. Magari lei su Netflix voleva vedere le serie TV amorose e amoroso. Ho fatto il gioco di qualche minchiata, ho detto vabbè, mentre invece lui voleva vedere film di azione, vabbè. Ho detto una minchiata doppia, va bene, in buona sostanza comunque i due non avevano punti in comune. No, uno al nord e uno al sud, vabbè. Proprio Manila, Verissimo, aveva sottolineato come fosse venuta meno la stima. La dolcezza e la cura che li avevano uniti all'inizio della loro storia, perché le crisi possono anche capitare, può essere che viene a meno l'interesse, ma quando viene a meno la stima, raga, c'è qualcosa di tosto. C'è qualcosa che è successo che non ci vogliono dire, secondo me. Comunque, a queste parole dell'ex fidanzata, Mr. Amoruso oggi non vuole nemmeno replicare. Dice, ma no, perché gliel'ha chiesto, no? Ma cosa ne pensi? Ma no, niente, non voglio replicare, no, chiedete al gatto di Nars proprio. Secondo l'ex calciatore, il passato rimane passato. E se è di verdure, rimane il passato di verdure. Lui vuole concentrarsi sul presente e sul futuro. Insomma, è così che si fa. Si va avanti, come direbbe Caparezza, schippa e vai oltre. Di certo le discussioni di cui ha parlato Manila sono discussioni che accadono in tutte le famiglie, raga. L'abbiamo capito tutti. La vera famiglia del Mulino Bianco, quella che vogliamo nelle pubblicità, non esiste. Non esiste proprio. Ma ve ne immaginate tutti la mattina, no? Alle 6 del mattino tutti, oh che bello, mi mangio le gocciole, ma che? Insomma, niente di così insormontabile da superare. Però dietro la rottura non ci sono tradimenti e non ci sono cose gravissime. Io penso che se non ci sono tradimenti ho già ottime opportunità. C'è sta storia della stima che non ho ben capito. Comunque non ci sono tradimenti, e questo l'ha detto lui, l'ha detto anche lei. Questo è quello che sostiene oggi l'ex calciatore. Poi se è vero bisognerebbe vedere. Quando una fan su Instagram ha chiesto a Lorenzo se gli piacerebbe tornare con l'ex fidanzata, e vi faccio sentire un vocale. Lorenzo, ti piacerebbe tornare con la tua ex fidanzata? Lui chiaramente ha detto che in una coppia devono volerlo entrambi. Ed ecco la registrazione. In una coppia lo devono volere entrambi. Lo so che è la stessa voce della domanda e della risposta, vabbè. Oggi è Manila che a quanto pare non ha nessuna intenzione di tornare con lui. Ed ecco che a questo punto Lorenz, da rabbia, ha lanciato una prima frecciatina alla sua ex nel momento in cui ha detto che in questi ultimi 6 anni lui le ha dimostrato qual era il suo ideale di famiglia. Ripeto, vi faccio sentire il vocale. Qual era il suo ideale di famiglia? Vabbè. Ma c'è di più, mica è finita qui. Amoruso ha confidato di non avere più visto la Nazzaro negli ultimi 2 mesi e mezzo. Si sono sentiti telefonicamente e l'ha vista solo pochi giorni fa, quando gli ha restituito le chiavi di casa. Ed ecco il clip audio. Ti restituisco le chiavi di casa.
casa in cui i due hanno convissuto, vi ricordo, nell'ultimo anno. Forse è questo che ha portati, vabbè. C'è poi qualche follower che su Instagram ha ricordato come Lorenz abbia aspettato Manila per ben 6 mesi quando lei era il grande fratello, occupandosi anche dei 2 figli che l'ex Miss Italia ha avuto dal primo marito. E questa è una cosa bellissima, secondo me, perché da parte di un uomo non tutti lo farebbero, lasciatevelo dire. Rimanendo invece sui motivi che hanno causato il patatrack, ovvero la rottura tra i due, è emerso che il patatrack, o il crack, chiamatelo un po' come volete, è avvenuto a seguito di una discussione che poi è degenerata, e a volte capita, quando si è un po' nervosetti, sapete, no? Secondo il racconto di Lorenzo, Manila si sarebbe impuntata su alcune cose e ancora oggi è ferma sulla sua posizione. Insomma, non c'è da fare, questo ricongiungimento non sa da fa. La Nazzaro ha preso la sua decisione e Lorenzo dovrà, ahimè, farsene una ragione, anche se immagino che non sarà facile, perché lui dice che veramente che è innamoratissimo, che gli pulsa il corazon, e mi immagino la notte sarà lì, oh Manila, Manila, Manila. Comunque, detto questo, queste sono ultime news. Ovviamente questo è quello che ha detto Lorenzo. Se poi tra qualche giorno, tra qualche ora, tra qualche settimana Manila dirà la sua versione, io sarò qui ovviamente puntuale come una faina svizzera, che la faina è più puntuale dell'orologio, ricordatevi, a raccontarvi che cosa è successo. Comunque la domanda che vi faccio è: ma vi piacevano come coppia? Anche vi dispiace un cicinino che si sono lasciati? Ma per una volta che vedremo una coppia andare bene, torneranno insieme secondo voi? Allora, Manila, 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 io non so se tu guarderai mai questo video, però Manila, 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 Manila. Allora, ci sono cose irrisolvibili, ci sono cose risolvibili, quindi te devi innanzitutto capire se è una cosa risolvibile o irrisolvibile. Ricordati la famosa canzone: certi amori fanno giri immensi, poi ritornano, è presente, no? Sto rompendo i maroni con questa canzone, però è vero, quindi io penso che 6 anni, tanta roba, non sono 50 anni, ma sono 6 anni, quindi prima di buttarli via io ci penserei 2 volte, poi ovviamente non sta a me dire che cosa devono fare, ovviamente devono decidere loro, però se io posso dire, se c'è solo una probabilità, giocala, 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 come direbbe il grande Vasco, se c'è solo una possibilità, una, bisogna giocarsela, amici miei, va bene, dopo tutte queste citazioni musical teatrali, è meglio che pianto lì, e fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, se anche per voi bisogna ogni singola opportunità sfruttarla, giocarla, provarla, a costo di prendersi, boom, un palo in faccia, i pali in faccia alla fine, una volta che hai fatto il callo, poi, non ti fa neanche più male alla fine. No, però in effetti no. Vabbè, posso capire. Comunque, io spero col tutto il mio corazon che tornino insieme. Sentiamo cosa ne dice il mio gatto. Sentiamo il mio gatto cosa ne dice. Gatto, ciao gatto, ciao amore mio. Allora, senti, oggi non ti voglio fare niente gossip, ti dico solo questo. Secondo te, dopo 6 anni di fidanzamento, un uomo e una donna che, ahimè, decidono di lasciarsi, dovrebbero cercare, sforzarsi, hai capito, venirsi in... cosa ne pensi? Non te ne può fregare di meno. Vabbè, te, da quando ti ho portato al veterinario e ti ha tagliato le palline ziguli, sinceramente non hai più di questi problemi. Mi dispiace. No, non prendetelo con me. Lo so, ma perché se no mi facevi un casino? Mamma mia, sei arrabbiato. Lo so, ma... Però considera che io prendo quelle crocchette buone che ti piacciono a te solo per i gatti sterilizzati, quindi se tu non fossi sterilizzato non avresti quelle crocchette. Vedi che adesso ti garba, insomma. Vabbè. Dai, comunque, sì, vabbè, non mi hai risposto alla mia domanda, ma faremo finta di niente, dai. Gli amici di Gossip News capiranno. Va bene, ciao. Non vuole, è un po' alterato oggi il mio gatto, si vede che ha dormito poco, solo 19 ore, poco 19 ore al giorno per un gatto, no? Il mio è abituato a dormire 30 ore al giorno, perché lui fa allungare il giorno per dormire di più. Vabbè, ho sparato troppe minchiate, va bene raga, qui sotto nei commenti commentate, nel tasto iscrivetevi, nel tasto campanella scampanellate, e per il resto che dirvi, ci vediamo al prossimo video, ciao bellazzi. We'll be right back.